l'effetto dei fani quello andare a Orte in un palazzetto dello sport serio, non perché il nostro è quello di parole serio, però è più legato, no? No, è una bella esperienza. Siccome, ecco, già come ti ho detto, non ho mai provato questi livelli, diciamo, di alto mondo il calcio 5, quindi sono molto curioso. Voglio vedere che succede, dai. Senti, tu il calcio 5 mi dicevi che non c'hai per niente, cioè non c'hai mai avuto trascorsi, no, esperienza in contatto. Come è nata la chiamata per i compratori di quest'estate e come l'hai presa inizialmente? Se pensai anche che ci potesse stare un posto seguito sul campionato? No, sinceramente all'inizio no, perché era comunque andato l'anno scorso, mi sembra, proprio, sì, tutto, sì. Quindi pensavo ancora era una cosa abbastanza, invece sono rimasto molto sorpreso, infatti qui mi arrivo tutto dove fa una gran cosa, ma la chiamata è niente, io stavo lavorando fuori, mi ha chiamato Matteo, mi ha detto andiamo a fare questo torneo, così ci divertiamo a 5, io per divertimento. Perché la reazione è il Ternano medio? No, medio, perché il Ternano non c'è tradizione, che c'è no. Fuori. Senti, no, medio ogni volta. No, no, 5 non mi piace. No, inizialmente c'è sempre questa impasse. Sì, preferisco magari fare il torneo a 7. A 7-8 e quant'altro, no? Oppure addirittura l'11 con l'altro. C'è il 5 invece no, invece dopo. No, no, invece. No, in partita a me basta giocare a pallone, quindi. Però ecco, mi chiama. Ma se partito subito forte me ne hai fatto 4-5 quando la prima partita, dove fai già 5 pari col sì, sì, 5 gol. Sono fatti 5. Senti, la partita che ti è più piaciuta fino adesso, che ti è più rimasta impresso? È bel derby, sicuramente, sia per l'atmosfera, per il risultato sicuramente. È stata la partita più bella, anche se personalmente... Ecco, vai, una cosa un po' diversa. Personalmente, per quanto riguarda me, quella con i Liverpool, che lì sì, era un giornata. Sì, no, per me è impressionante, te Nicolò, la partenza... all'inizio deve essere molto più... Inizio l'ho vista la prima volta, questo è il classico. Ando qui, sì, ando già. Oh, più forte di tutto, spacco. No, come sensazione. Ah sì, il primo volta. Senti, la fotografia del gol finale, no? Del derby, dove segna, per allarghi le braccia, ah, tutta quella gente. Che emozione è stata? Ti aspettai di viverlo? Tu magari anche calcato campo, insomma, di professionisti, semiprofessionisti, ovviamente, no? Di tantissime cose, di prime categorie. Che emozione è stata? Guarda, è stata un'emozione grandissima perché ho detto, pensavo, sapevo che comunque veniva gente a vedere, però pensavo che c'era proprio quella massa, no, poi è stato bello vedere tutti i compagni. Più tifosi dell'Atletico di quelli del Real. Non so di no, invece, no? Più del Real erano. Dalla parte, di ieri avevano, diciamo, del Real, diciamo. Secondo me c'erano più tifosi veri dell'Atletico. Ah ok, veri, esatto. Sì, e quello molti sì, simpatizzanti del Real. Sì, quello simpatizzanti, ragazzi, per Massimiliano. Sì, sì, quello forse sì. Massimiliano è il capitano del Terni League, per me. È un giocatore. Il capitano di tutti, lui. È un giocatore Massimiliano, è il ragazzo che suscita anche questo. Sì, no, Massimo, ecco, come Matteo li conosco da quando siamo nati, siamo cresciuti insieme, quindi è Massimo più. Senti, poi è nato il soprannome del killer, la mia responsabilità. Senti, come l'hai vissuto? Senti, dicevo, come cazzo sta vivo? No, io mi ricordo, tu dopo la partita del Liverpool lì, hai messo killer bell'anca così. Mi ricordo poi. L'ho detto su un gol, credo che mi è venuto istintivo sì, sul gol di killer. Sì, è vero, poi dopo ci eravamo incontrati il sabato in centro. Ubriachi. E infatti l'ho ubriaco, io ho detto guarda io però voglio il killer, me lo lasci sempre. Sì, sì, beh, perché è bello. Io ho poniato la zanzara per dire. Sì, l'ho letto. La zanzara è. Riesce, però il killer che effetto da fare? No, bello, sì, certo. Un soprannome forte, poi sicuramente meglio di zanzara, almeno non so paragonare ad un animale. Dai. Quello. Però voglio dire, quella anche con difensori, no? Ecco, hai giocato allo Star Game, credo che hai fatto il record di gol più veloce, 3 secondi, del trato, del palle. Sì. Lì avevo voglia, anche sinceramente comunque con la Serie A e la Serie C stanno dai giocatori. Cioè, si dice infatti la Serie B è la meno volata. Meno quotata, però guarda, mi ha fatto piacere lo Star Game che ha un po' ribaltato questo concetto. È vero che parliamo di selezioni, c'erano di SSM, ma questo vale anche per la B. Però insomma. Perché noi mancavano due ragazzi dell'Ares, mi sembra. Sì, letto la poco, rosa, non li conosco, poco, quindi non so. E va l'Ares, comunque sono dell'Ares, quindi no, è stato bello, ecco, perché comunque abbiamo ribaltato, diciamo, questa cosa, in eravamo la categoria sì, quella un po' più scarsa, diciamo. Senti, sì, invece... tre giocatori che ti hanno impressionato fin qui, da pezzare i compagni, Allora,
vabbè, a parte che Clinic Air Fund sia aperto, poi lo conoscevo comunque da tempo. Anche sempre della Serie B? Giocatore in generale, che hai visto tu anche giocando. Ok, poi Proietti. Uno dei gatti di pallone d'oro. Ma impressionantissimo. Chi l'ho visto qui, perché ci ho messo la stare in panchina durante lo Star Game, l'ho visto proprio, cioè, come interprete del ruolo lui, anche. Impressionato. Il terzo, quello che mi ha impressionato di più, a me Roncetti del Clinica, pure lui, cioè. E quindi se non vai a Orte ci saranno le residenti del Clinica e fanno di Matteo Sergio. Sicuro. Ti chiamano stasera. Sergio cercare di appare sotto casa, normalmente ti farà l'offerta economica. Ah già, che gli ho detto che forse a gennaio ripartiva per lavoro. Ecco qua il cartello, dai, siamo per girare. Vediamo pure, arriviamo verso Orte. Ansia, però sono carico io di mostrare certi ritmi, sicuramente gira la testa in una maniera su. Ok, siamo arrivati, vabbè dai, mezz'ora di ritardo sulla balena. Ci sta, per la sua prima volta bene. Beh, un buon impatto. Ah, da fuori non sembra tanto bello, però ti gira come dentro. Dentro già insomma. Dentro è una figata. Ciao! Ciao! Ragazzi, ciao, piacere Nicolò. Matteo. Ciao. Matteo. Ciao. Gui. Si è presentato bene. Va benissimo. Bene, subito. Un gol di testa. Vediamo. Matteo, che effetto fai un amico, qua che sgomita in casa. Beh, è bello, una bella esperienza con lui. Sono contento di lui. Guarda, dico, potrei rischiare di perdere un grande potenziale. Su questo infatti sono preoccupato, perché oltre a essere un amico sarebbe una perdita importante per noi. Bravo. Il vero intelligente lì, Il vero intelligente. Ha fatto un velo pazzesco, Nicola Cava, attenzione, c'è in mezzo? No, qui doveva servire egoista. Eccolo. Palo del killer. Eccolo Nicola. Innanzitutto un parere al volo su Nicolò, che effetto ha fatto? Allora, Nicolò è molto bravo tecnicamente, certo, dal calcio a 11 al calcio a 5 il passaggio non è facile, si deve ambientare, è normale, però tecnicamente si vede che ha gamba, che è molto bravo, è dotato tecnicamente, anche fisicamente abbiamo fatto il lavoro fisico e ha retto molto bene, quindi se ci mette la testa per me può riuscire molto bene. Senti, ci parlano di te, di altre squadre, no? Due contatti con l'Ares, però anche con... dove ti piacerebbe giocare in un futuro in cui ti auguriamo molto lontano, no? Quando appendi le scarpette al chiodo, dove ti piacerebbe giocare nel Terni League? Allora, innanzitutto complimenti per la manifestazione, perché la seguo sempre su Facebook, ho molti amici che giocano, mi piacerebbe molto perché si è creato un movimento veramente importante. Ieri stavo anche dentro Terni e c'erano dietro di me dei ragazzi che parlavano della manifestazione, quindi è molto bello. Io ho amici all'Acqua Sapone, Lorenzo, Fabiani, poi anche all'Ares, perché Alessio, Sciamannini e Di Orte, quindi ho molti amici che mi avevano chiesto di venire a giocare con questa manifestazione, però vediamo o l'Ares o l'Acqua e Sapone. Hai niente sbilanci? Allora l'Acqua e Sapone, dai, perché Lorenzo è Lorenzo, via. Per allora, mister, è stata una prova con Nicolò, l'abbiamo visto oggi su questo bellissimo palazzetto dello sport, che impressione ha fatto così a caldo? Ma Nicolò sicuramente è un ragazzo che ha doti, che ha qualità, si vede insomma che ha giocato a pallone,
non ha giocato a calcio a 5, si vede anche quello, perché comunque sono due sport completamente diversi, però insomma, ragazzo che mi è sembrato di capire e di vedere che c'ha molta, molta voglia, molta, molta fantasia, e quindi insomma ha fatto una buonissima impressione. È stato un pochino sfortunato, tra virgolette, perché si è beccato un allenamento anche abbastanza fisico, per cui a un certo punto l'ho dovuto anche far riposare per non rischiare qualsiasi tipo di problema, però insomma credo che ha fatto un buon allenamento, spero si sia divertito. Un giocatore che viene a calcio a 11, quanto tempo può impiegare con un certo tipo di allenamento a convertirsi a un vero calcio a 5, che non è il calcio a 5 amatoriale che praticiamo noi, no, nel nostro Terni League? Ma dipende da come si cala il giocatore di calcio a 11, perché ci sono dei giocatori che per caratteristiche anche fisiche e tecniche si sposerebbero benissimo in un campo del genere, in una disciplina del genere. Il problema, diciamo, su tutte quelle situazioni inattive, chiamiamole così, quindi calci d'angolo, punizioni o comunque una fase talmente tattica a livello esasperato che potrebbe creare delle problematiche ad un giocatore che invece scende dal calcio a 11, che ha tempi per ragionare completamente diversi, quindi più lunghi, c'ha momenti di pausa anche dentro al campo che in questo sport non c'hai. Quindi chiaramente, insomma, dove secondo me soffre il giocatore di calcio a 11 è proprio sull'attenzione su queste cose qua. Credo che lì è la vera difficoltà. Paradossalmente è più facile secondo me il contrario, che si adatti prima un giocatore che dal calcio a 5 passa al calcio a 11. Una battuta al volo, poi, ma il presidente Brugnoletti ha detto, quando ha visto che appena è entrato ha fatto un gol di spalla praticamente, sì. No, ha detto la personalità non gli manca. No, ma quello assolutamente, indipendentemente dal gol di spalla, ci ho parlato 3 o 4 minuti, ragazzo insomma abbastanza deciso. Classe 95. Sì, assolutamente, ripeto, quindi spero che lui si sia divertito, che non si sia annoiato, questa è la cosa principale. Va bene, grazie. Grazie a voi, ciao ragazzi. Nicolò, sei cotto, stai bene? Un pezzo. Beh, più o meno, dai, passare ad essere mancato dai giocatori del Terni League oppure da qui un po' senza togliere niente, però è un altro, non togliamo nulla, è un'altra cosa proprio, cioè un altro passo, un altro ritmo, non è facile, però senti, è stata una bella esperienza. Ti è piaciuto comunque? Sì, mi sono divertito tantissimo, bello. Adesso vediamo che succede, vediamo. Intanto resta che vediamo. C'è una bella esperienza, poi sì, vediamo quello che, certo, poi che si crea dopo, insomma. Sì. Adesso la testa va alla partita con l'Ares. Però certo, attenzione che c'hai delle nozioni in più da poter mettere in pratica sul campo, visto che ti hanno insegnato un po' di calcetto. C'ho un po' di armi segrete adesso. Vediamo, quindi Sciamannini e l'Ares sono avvisati, vabbè. Occhio. Vabbè, ciao a tutti.